Questo meeting di atletica vi è offerto da Weber, wister gustosi che piacciono a tutti. Amici sportivi, buonasera dall'Epigrand Stadion di Zurigo. 14° meeting valido per il Grand Prix, terz'ultimo appuntamento per questa manifestazione che sta animando l'estate in vista delle Olimpiadi. La gara che stiamo per vedere è quella riguardante la seconda serie dei 100 metri ostacoli femminili. Una serata eccezionale con una temperatura, una situazione meteorologica ideale, temperatura attorno ai 25 gradi, umidità controllata, 15 campioni del mondo, 6 campioni olimpici, 5 primatiste del mondo presenti. Ed ora occhio alla Hightower, che è il personaggio più qualificato dei partenti. In terza corsia Stephanie Hightower, in prima la belga, la Woldover, poi la Tip. Partenza valida, attenzione all'Hightower e soprattutto alla Colle Florence, alla Pampage in sesta corsia. Pampage, attenzione, esce fuori di scena mentre fila via la Gunnell. In quarta corsia sorprende tutti l'inglese Gunnell, 12:83 il tempo della vincitrice, mentre Hightower è sparita improvvisamente dalla competizione ed è riuscita a non infastidire le avversarie. Grossa soddisfazione per l'inglese, la vedete sorridente, non crede ai suoi occhi. Aveva a fianco a lei sia la Pamela Page che la Stephanie Hightower, che era arrivata a settima tra gli americani. La Gunnell quest'anno, l'anno scorso 13:01, si è migliorata portandosi a 12:83, ed ecco la vediamo, l'inglese che era partita molto dietro alla Pampage, mentre Hightower, ecco, vediamo sul quarto ostacolo, qualche quinto ostacolo, quando è stata raggiunta dall'inglese, si è disunita, è stata bravissima a non disturbare le avversarie. Al secondo posto la Page, ottimo comunque il tempo della Gunnell in questa seconda serie, la serie delle non migliori e 100 ostacoli. Vedremo poi invece la serie delle migliori con alcune fra le più prestigiose. Allora Giacomo, permetti che io faccio una piccola verifica alla tua entrata, come poco fa i telespettatori hanno visto in diretta durante il nostro telegiornale, adesso i primatisti mondiali presenti sono aumentati di uno. Certamente, come avrete visto, speriamo per voi in diretta nel corso di TMC News, e comunque alla fine, al termine della diretta lo potremo rivedere ancora registrata come è doveroso. Butch Reynolds, americano dell'Alabama, ha distrutto, ha praticamente polverizzato, ma nel vero senso della parola, un record assolutamente incredibile, quello realizzato nel 68 da Lee Evans al Messico, 43:83, l'ha portato a niente di meno, e dobbiamo dare la notizia perché è calato di un centesimo, il cronometraggio elettronico a 43:29. Mentre Tarpening tenta il secondo uomo quest'anno nell'asta dopo Kubica, 5:60, ancora con Giorgio Rondelli, vogliamo aprire Giorgio Rondelli, il tecnico italiano che segue Panetta, Cova e i migliori mezzofondisti italiani, un commento ancora a caldo, rinviando poi il resto dopo la gara su questa impresa magnifica di Patrino. È uno di quei record come, non lo so, l'8:90 di Bimo, no? a questo punto, parlo qua a livello del mare, sembrava che per batterlo bisognasse andare in altura, bisognasse andare in posti come il Sestriere o, non lo so, la Città del Messico. Questo ragazzo qua invece ha dimostrato effettivamente di essere lui nella stratosfera, ha sfruttato al meglio. Una gara bellissima con Ek Bunik che, diciamo, se gli ha fatto da lepre, se così si può parlare di lepre nei 400, e poi negli ultimi 100 alcuni cronometraggi dicono che addirittura ha fatto meno di 11 in una gara di 400, è veramente sensazionale. Penso che in questa sua capacità di chiudere sull'ultimo 100 metri ci stia la grandezza del record. A proposito di 100 metri, dobbiamo dire che fra pochi minuti, alle 20:50, se funzionano bene i cronometri svizzeri dell'organizzazione, vedremo la sfida Johnson-Lewis, la sfida del secolo. È costata 800 milioni agli organizzatori, poi di cui parleremo dopo. Ma adesso occhio doveroso alle partecipanti ai 100 ostacoli femminili.
Abbiamo in prima corsia la Humphrey che ha vinto i trials americani, poi la Denk 12,97 l'anno scorso, poi la Martin Lavonna, terza ai trials, quindi una partecipante, e poi vediamo tutte inquadrate in maglia azzurra, la Rita Egli, poi la Linda Tolbert statunitense, la Laurence Deloitte francese, favorita la Zaksevic e la Fitzgerald Brown prima a Los Angeles. Eccola qui in ottava corsia, partenza valida e subito la Lavonna in testa, attenzione, la Talbert in testa, va a vincere con facilità con 12,78. La Linda Talbert aveva 13,06 l'anno scorso, 33esima prestazione, è arrivata soltanto quinta ai trials di Indianapolis, terza a Monte Carlo nel meeting del 2 agosto che abbiamo trasmesso. Questa volta si è presa la soddisfazione di battere tante ragazze che andranno a Seoul, lei mortificata resta a casa, ma rivediamo la gara in maglia azzurra Linda Tarbell. Giorgio Rondelli, su questo replay dici, ma cos'ha di speciale questa pista? Ma io penso che la pista, beh, adesso no, il matto credo che sia come tanti altri, io penso che sia l'atmosfera, penso che voi che girate tutti i meeting potete dirlo meglio di me, che ho girato tanti anch'io, ma non con la vostra frequenza. Io penso che, si diceva anche Francesco, che si viene la pelle d'oro, quando sei dentro e senti battere il tipo, penso che nel calcio dal primo metro all'ultimo la gente si galvanizza e riesca a correre quasi in trance. Ecco, bisogna dire che in questo stadio 25.000 persone non sono distanti più di 10-12 metri dalla linea esterna dell'ottava corsia. Un momento di attenzione perché stanno per salire sul podio, sta per salire sul podio Bass Reynolds, 24 anni, 1,93 per 87 kg, ottavo record di questa magica pista mondiale, 43,29. Dietro di lui gli altri due uomini, secondi e terzi ai trials di Indianapolis, Danny Everett e Lewis. E vediamo il tipo calcistico per Bass Reynolds, credo che per questo ragazzo oggi sia una giornata indimenticabile. Questo ragazzo che rivediamo in primo piano, mortificato l'anno scorso a Roma da Sean Lebe e da Ed Bunig, terzo dopo aver segnato il miglior tempo dell'anno. Lui accompagnato naturalmente dalla io presidente. Penso che se le organizzazioni, i campioni che sono qua a Turigo non delude mai, cioè la gente va via e veramente se anche il prezzo del biglietto è caro così. 60 franchi svizzeri, circa 50.000 lire. Sì, ma qua veramente gli atleti danno sempre tutto, ecco, quindi ecco, nessun rimpianto per il biglietto. Appunto anche la presenza di un personaggio come il presidente del CIO, Antonio Samarance, naturalmente è presente anche il nostro presidente della IAF e presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Primo Nebbiolo, che mi fa da ospite naturalmente insieme a tutte le autorità locali e quindi giustamente possono assistere al grande risultato. Ed ecco, siamo per vedere la seconda serie, la serie dei non migliori, mentre vediamo intanto Koskei, Sammy Koskei, keniano, 1,44,87, quindicesimo tempo lo scorso anno. Non vediamo Druppers che era annunciato. Ecco qui con il 153 Tom McKean è un grande, primo a Nizza, primo a Praga in Coppa Europa, secondo agli europei di Stoccarda, secondo ai trials inglesi, andava all'Olimpiadi, uno di quelli che anche così ha bruciato Sebastian Coe. E poi una presenza interessante, questo Steve Crabb, che penso che quest'anno è il campione inglese dei 1500, quindi ci sono state grosse esclusioni Coe e Ovet. E questo 800 è in chiave 1500, però bisogna vedere qual è la sua punta di velocità, sarà interessante vedere. Dunque ecco Rob Druppers, primo agli europei di Indiana, di Lieven, secondo quest'anno a Budapest, secondo ai mondiali di Helsinki, a fianco a lui è Sammy Koskei che ha vinto la Coppa del Mondo a Canberra nell'85, poi c'è lo svizzero Trinkler, poi Alexander Sutnik, quarto a Roma nei quarti, l'anno scorso 1,45,90, quest'anno 1,45,20, poi abbiamo detto di Tom McKean. Poi c'è l'altro svizzero Gerd Gilbert, niente male, è giunto terzo agli europei di Budapest. E poi c'è Agberto Guimaraes, una antica volpe, mentre inquadrato si vede sullo sfondo, sembra
e Koskei e Sami Koskei a fianco a Druppers, poi diciamo Krapp in prima corsia, Schneider e l'altro svizzero in seconda, insieme al brasiliano Guimarães, quarto all'Olimpiade di Mosca, terzo ai mondiali di Canberra, Coppa del Mondo. Vediamo cosa succede con l'ausilio tecnico anche di Giorgio Rondelli, che di questa gara se ne intende. Partito velocissimo, ma è la solita ripresa. Io sono 10 anni che vedo questo Schneider, quello che ha in testa a tirare la gara, è bravissimo, farà credo i soliti 500 metri davanti, lancerà la gara io penso su 50-51 e quindi vediamo un momentino cosa succede. Sì, questo svizzero Schneider 173, e anche Clark l'americano che segue la prima Rai, McKean. Bellissima questa inquadratura con Koskei alla corda, si allarga Schneider per lasciar passare. Vediamo il tempo, 50 come ti avevo detto, l'ottimo tempo di Marais. McKean mentre sta andando tutto solo per essere una seconda serie, ma so che niente male in sostanza di tutto. Clark ha detto che ha fatto anche un po' di vuoto davanti a te, ha messo 2-3 metri. Ok, e poi Guimarães e McKean, questo è il quartetto. Ecco McKean che ai 200 metri si porta a ridosso dei primi due, mentre si appanna Clark, fa forte Sami Koskei, regge ancora Clark, McKean di conserva. McKean che sta studiando, c'è un ottimo finish, ecco McKean che comincia ad allargarsi mentre Clark comincia a indurirsi, cerca la via all'interno. McKean. Ecco McKean che come si supponeva allunga, come buon inglese impegna, ed è primo in 1:45.06. 1:45, forse hanno forzato troppo il passaggio e hanno avuto una fase di stanca, diciamo dai 4 ai 6, quindi poi il risultato è stato compromesso un po' lì. Comunque insomma questo McKean ha sempre dimostrato di avere un'ultima reta notevole, vedete che esce mi pare in terza ruota e quindi poi viene fuori bene insomma. Con McKean, inglese di 25 anni, alto, un fisico poderoso, non è proprio un fisico classico inglese, sembra abbastanza pesante, 1,80 m. Sì, diciamo che è sicuramente forse il più muscolato degli ottocentisti, a differenza di Elliott, di Coe, di Cram, questo è più muscolare. L'anno scorso ai mondiali cadde purtroppo soltanto ottavo, era una gara che poteva forse vincere. In questa gara per Seul, come abbiamo detto, diciamo poteva far bene, perché penso che il Concella dell'anno scorso fosse fuori portata, però purtroppo il Concella non ci sarà a Seul per via della malaria. Non lo so, cioè tutti questi keniani, tutti i più forti, Korir, Kip Koech e Concella. Attenzione Colli nel triplo. Kip Koech è un'assenza molto importante per noi italiani, perché il 10.000 è una gara su cui puntiamo molto. Colli sopra i 17 metri. Vedete qual è la situazione del triplo quando siamo alla quarta serie? Ecco, è proprio Mike Colley a guidare con il terzo salto, abbiamo visto il quarto, quindi col salto precedente con 17.24, che è già una buona misura con la quale si entra diciamo un po' nell'elite internazionale. Poi Willie Banks, non poteva essere altrimenti, e Joseph Taivo, il nigeriano che abbiamo visto recentemente, anzi un'altra settimana nel meeting di Budapest, terzo con 16.58, questa è la situazione appunto al terzo salto. Ed eccoci alla serie dei migliori degli 800 metri con Barbosa, brasiliano, terzo a Roma e campione del mondo indoor, da Roma ai mondiali, campione del mondo indoor ad Indianapolis. Poi Johnny Gray che ha il miglior tempo stagionale, settimo a Los Angeles, Steve Cram di cui tutti sappiamo è il primato del mondo del miglio, primo ai trials, abbiamo visto vincere bene anche ad Oslo, terzo agli europei di Stoccarda, poi Peter Brown, questo tedesco, sta venendo molto forte, poi abbiamo Mustafal, il senegalese, che è stato settimo soltanto in semifinale a Roma, però abbiamo visto molto bene a Nizza, e quindi abbiamo Peter Elliott, l'inglese, l'altro inglese di 26 anni, secondo vice campione del mondo a Roma, e Tracy Baskin, questo americano che con 1:44.91 al 12° miglior tempo dell'anno. Abbiamo il primo e il secondo tempo dell'anno, il quarto, il quinto, il nono, 11° e 12°. Il tuo favorito? Ma è il mio favorito, io penso che la lotta si dovrebbe essere fra Gray e Kram, però si sono battuti molto bene, due outsider potrebbero essere Elliott
e Mustafà che ha fatto 1.44 pochi giorni fa. Sono curioso di vedere anche Peter Brown che era con noi ad allenarsi a St. Mori. Partenza incredibile, ci sembra proprio di Baskin, 23 secondi, 200, non lo so, stiamo andando forse l'effetto Reino. Vediamo Johnny Gray in seconda posizione, dietro di lui mi sembra sia Barbosa. E come sempre tatticamente ineccepibile Kram che va a rimontare con calma. Ecco la campana, Johnny Gray, Barbosa, 49-4. Walter McCoy che è un quattrocentista, 49-4 addirittura. Ecco che sotto di lui si è fatto Johnny Gray con Barbosa, ottima ancora in spinta, ecco Johnny Gray passa, tiene McCoy, ma la velocità dell'americano è superiore a Barbosa. Kram sembra tagliato fuori, no, è in quinta posizione. Passaggio fantastico. Ursa contro McCoy e intanto volano Gray e Barbosa, ecco Kram ritardato dall'americano Lepre. Cerca di portarsi ai 100 metri sugli avversari, ma la distanza mi sembra impossibile. Johnny Gray va, mentre Kram cerca di prendere all'interno Barbosa. Johnny Gray, attenzione, il tempo 20.005, 1.42.76, record mondiale stagionale, ancora una volta migliorato da Johnny Gray per la terza volta consecutiva. A meno di un secondo dal mondiale, siamo anche qua stratosferici come risultati. È stato bellissimo, io pensavo una rimonta di Kram, la gliel'hanno impedito, è un passaggio veramente mostruoso, e un passaggio da mondiale, ecco. Hanno finito ancora bene, forse in curva c'è stato questo rallentamento quando Kram cercava di venire fuori, ma io ogni gara ormai non si sa più quali aggettivi tirar fuori. Johnny Gray, 28 anni, 1,90 per 76 kg, non ha ancora mai vinto niente di molto importante. Quest'anno si è migliorato, ha portato il stagionale a 1.43.10, ora l'ha polverizzato addirittura 1.42.66. Poi Barbosa che ha fatto un attimo, un grandissimo tempo. Oppure penso che abbiano corso a cavallo dell'1.43.1, 1.43.2 anche Kram. Forse addirittura è il primato di Kram, io credo. Credo che Kram abbia fatto il suo primato. Quindi. Sicuramente è il primato per Kram che non era accreditato che di 1.44.16 quest'anno, 1.45.31 l'anno scorso. Questi sono i migliori tempi di Kram, che è ritornato veramente a essere quello che doveva essere. E sulle immagini di Johnny Gray, Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport. Ed eccoci al salto che abbiamo visto in registrata, è quello che ha permesso a Cory Tarpening pur nell'errore di 5.80 di vincere la gara. È terminata infatti da qualche istante questa lunga maratona dell'asta che era iniziata alle 5, secondo El Bell a 5.60 e terzo Pierre Quinon per la Francia a 5.60. Ed ecco signori e signori che siamo arrivati al momento clou, ma è il momento clou in realtà con quel 43.29 sui 400 metri di Butch Reynolds, è sicuramente il momento più importante della serata, perché dubitiamo che qualcuno riesca a fare di meglio anche fra Johnson e Lewis nei 100 metri. Siamo ai 100 metri, abbiamo visto inquadrato prima Tilly che ha chiesto di fare la prima corsia dei 100 metri, vuole fare 100 e 200, abbiamo viaggiato con lui in aereo da Roma insieme a lui e Pavoni, vuole fare meno di 10.30 nei 100 e meno di 20.40 sui 200. Questo è il test di Stefano Tilly, che fra l'altro è il nostro carissimo collaboratore. A fianco a lui Harvey Glantz, che ricordiamo quarto addirittura a Montreal a 31 anni, eccolo qui inquadrato, ha un 10.05 di personale, l'anno scorso ha corso in 10.14, sempre sulla breccia, eccolo qui presentato. Poi c'è René Mangold, un svizzero, poi Marian Boronin, primatista europeo con 10 netti, come suo comunque miglior risultato alla vittoria nei 60 metri agli europei di Lieven dello scorso anno. Quest'anno l'abbiamo visto quarto a Lausanne, ancora non è inquadrato, tutto l'obiettivo è per René Mangold. Uomo d'oro, speriamo anche per lui che lo sia veramente. Ed ecco col numero 24 Mark Witherspoon, mentre non si vede Marian Boroni lì in fondo,
Witherspoon è uscito nelle batterie dei trials nei 200 a 10.04, 18° tempo di sempre, ma è un po' in calo questo 25enne. L'anno scorso 10.04 era il 14° tempo dell'anno. Poi c'è Leandro Penalver, un cubano, a Roma sesto in batteria con 10.65, il suo personale è di 10.06, 23° tempo di sempre, mentre ha inquadrato Stefano Tilli, che è il nostro attuale miglior velocista, si è allenato con grande scrupolo dopo qualche infortunio che gli ha impedito di disputare la stagione al coperto. Di nuovo Harvey Glenz, noi approfittiamo per continuare comunque la presentazione anche se non sono inquadrati. Poi c'è un altro svizzero, italo-svizzero, Domenico Semeraro in settima corsia, poi Stanley Floyd, l'americano 27enne, che vanta un primato di 10.07 realizzato nel 1980, l'anno scorso 10.16, 19° tempo della stagione. E tutti l'obiettivo è per Mark Witherspoon in quinta corsia, favorito, ma attenzione a Harvey Glenz in seconda, a Stefano Tilli, facciamo il tifo per lui, incrociamo le dita, e Stanley Floyd in ottava, quindi in quarta, in seconda, in prima, poi c'è il vecchio Penalver, 27 anni, sempre in tiro, poi Semeraro, questo italo svizzero, e Stanley Floyd. Prima corsia Tilli, in seconda Glenz, in quarta Voronin, buona la partenza di Stefano, e va a inseguire Glenz, Tilli sta correndo su Glenz, quarto ci sembra Tilli, il tempo 10.20, terzo, quarto Stefano Tilli, vittoria scontata di Harvey Glenz. Tilli si era visto esplodere sui blocchi proprio alla sua destra, ha avuto l'intelligenza di non contrarsi e deve pensare soprattutto ai 200 metri che disputerà più tardi, e quindi ha voluto correre in piena scioltezza, eccolo lì. Ma comunque ci sembra che giusto un attimo in fase di partenza si è rimasto bloccato, perché dopo la gara l'ha fatta molto fluida, sì, molto bene Tilli, sì, è rimasto quasi perplesso da questa partenza veramente a bomba dell'americano. Glenz, forse al secondo posto appunto Floyd, e poi ci sembra sicuramente Penalver, e quarto Stefano, penso che abbia corso in 10.35, 10.36, ha battuto Penalver, ha battuto Witherspoon, di cui diciamo non è in grande condizioni, e quindi comunque una prova interessante per Stefano Tilli, che appunto cercava dei tempi più o meno forse diciamo in mezz'occhio. Forse i nostri patiscono un po' il fatto di gareggiare poco, forse all'estero queste mischie sono un po' diverse dai meeting italiani, così, quindi io penso che la tensione qui sia abbastanza diversa, specialmente per queste gare. Ah, per quello tu consigli sempre a Francesco Vanita di andare via a fare la gara da solo? No, voglio dire che tutto sommato alcuni nostri mezzofondisti hanno possibilità di girare di più, i nostri sembrano i velocisti un pochino più attaccati a gareggiare in casa, e dove non ci sono questo lotto di avversari così forti, non conta incontrarne uno, conta avere 7 avversari molto forti. Harvey Glenz, 31 anni, quarto alle Olimpiadi di Montreal, quindi festeggia il 10° anno dopo quella grande prestazione. Nell'85 il suo miglior tempo, 10.05, fatto a Tampa, 18° tempo di sempre. E stiamo per arrivare, ma non ancora, c'è un'altra serie prima del grande scontro del secolo, quella sfida proprio organizzata a forza di bigliettoni, mentre vediamo nell'alto Milt Ottey canadese. Siamo sulla misura di 2.31, che è quindi già saliti abbastanza, la misura adesso comincia a essere veramente interessante. Insieme a lui c'è Brian Stanton per gli Stati Uniti, Javier Sotomayor, che il Sotomayor e Kjoberg non hanno passato la misura, la misura, che sono diciamo quelli che in questa stagione hanno realizzato le cose migliori, anche Igor Paglin, che ricorda su questa pedana che l'ha visto protagonista lo scorso anno. Ed eccoci qui alla seconda serie, tutti i migliori 100 metri, questi sono le Olimpiadi dei 100 metri. Tilli 10.37 intanto al quarto posto, aveva valutato bene Giorgio Rondelli. Dunque Andrew Smith Giamaica in prima corsia, 10.12 nell'88, poi Emmett King 10.04, settimo ai trials americani, furiosi,
poi Robson da Silva, brasiliano, che ha vinto a Berlino Est, undicesimo tempo di sempre, 10.02, è un specialista dei 200 comunque, e quarto a Roma. Poi Andreas Berger, un austriaco fortissimo, 10.15, il suo miglior risultato nell'88. Poi Brian Cooper, che sta gareggiando dappertutto, a Sestrier, a Budapest, in continuazione, a meno di 24 ore, a quarto soltanto a Budapest, secondo a Sestrier. Poi Mike Marsh, altro statunitense, sesto ai trials con 9.94. E poi c'è Pier Francesco Pavoni, quest'anno 10.37, quindi quarto tempo, eccolo qui inquadrato con un body rosso, che è la quarta migliore misura italiana dell'anno. Quest'anno Tigli era corso in 10.30, la Zazzera 10.34 e Pavoni in 10.37. Meglio di tutti ha fatto Madonia in 10.28. Questo Madonia, questo nuovo personaggio, si è un po' fatto aiutare dall'altura del Sestrier. E poi in ottava corsia Lee McNeil, intanto Mike Marsh inquadrato, 21 anni, 1,78 per 68 kg, 9,94. Ecco Pier Francesco Pavoni, romano, 25 anni, 1,82 per 70 kg, è stato il miglior velocista delle ultime stagioni in Italia, ha fatto meglio di Mennea addirittura in una gara, in una manifestazione internazionale, perché l'anno scorso è andato in finale sia nei 100 che nei 200, ottavo strappato nei 100, settimo nei 200 con 20.45. Colui con gli occhiali bianchi, Lee McNeil, 24enne, ottavo ai trial. Quindi diciamo c'è il sesto miglior tempo, Emmett King dell'anno, Brian Cooper l'ottavo e Pavoni. Favoriti direi Emmett King in seconda corsia, Andrew Smith attenzione in prima, diciamo anche Robson da Silva. Intanto comincia la guerra a distanza, la famosa attenzione, guerra di... partenza, bruciato tutti, che Francesco Pavoni aveva azzeccato la partenza giusta, vero Giorgio Vandelli? Sì, forse ha visto cosa è successo a Stefano, che è rimasto un pochettino in difficoltà in partenza. Eccolo qui, bravissima, questo fotogramma, veramente se gli fosse andata bene avrebbe dato un grande risultato. E c'è che risultato, insomma. 1,82 per 70 kg, Francesco Pavoni. Bene, la regia un attimo prima ha inquadrato i due brasiliani di Lewis e Johnson, che già cominciano la lotta per intimorire l'altro. Ormai sono questi due mostri che si daranno battaglia tra qualche minuto, che dopo Roma, ripeto, sarà l'occasione. Ma diciamo che uno è il miglior agente dell'altro in questi guadagni, perché questa rivalità fa bene diciamo un po' di tutti, fa parlare. Pavoni 10.24 lo suo miglior risultato, 10.12 Mike Marsh, Brian Cooper 10.07, Andreas Berger 10.19, Robson da Silva 10.02, Emmett King 10.04, Andrew Smith 10.12. Quindi sulla carta da Silva, King, Smith, Brian Cooper, Marsh. Incrociamo le dita anche per Pier Francesco Pavoni. Ai trials ci sono stati risultati incredibili, Lewis 9.78 con 5 metri di vento, attenzione, questa volta è stato Berger, l'austriaco, grande tensione sulla pista del Letzigrund di Zurigo, considerata magica, è la pista della velocità, eccolo qui. Non so se è un caso, ma le due partenze basse le ha fatte i due bianchi, forse si sentono un po' sperduti in quella marea di atleti di colore. E allora ripresentiamo Andrew Smith, Giamaica in prima corsia. La telecamera va su Billy Banks al salto triplo, anche lui grande beniamino, grande istrione oltre che grande atleta. E infatti il gesto di Conley nei confronti del pubblico, perché è tutto per Willie Banks, è stato molto eloquente in precedenza. 17.19 dei parte, 17.32 di Conley, niente da fare. È un salto che pur non essendo nullo, ma in pratica non viene concluso. Il jump non è stato eseguito. Evidentemente sta cercando di forzare per abbiamo visto con Colley, Brian quindi... Cooper inquadrato, eccolo qui, 9.93 record statunitense, che appartiene a Carl Lewis e Carl Smith, 10.07 per lui, l'ottavo miglior tempo della stagione, abbiamo visto quarto a Budapest, secondo a Sestrier, secondo anche a Linz in Austria l'altro giorno.
da guardare, Smith in prima, King in secondo, Da Silva in terza, Cooper in quinta e soprattutto Pavoni in settima. Buona la partenza, tutti in linea ancora, si sta distendendo Cooper, mentre va a frenata Pavoni e va a vincere Cooper, Cooper su McNeil e Marsh ci sembra, tempo 10 e 13. Ryan Cooper, 23 anni, 1,83 per 79 kg, non ha partecipato ai trials, è rimasto fuori, quindi non andrà a Seul. Ecco, vediamo la partenza, in partenza Pavoni era allineato con gli altri, ecco però già ai 5 metri ci sembra arretrato. Una buona fase di accelerazione Mazzocchi, secondo me, si è un po' indurito lì in questa fase. Sì, non corre assolutamente, ecco, bene sopra finisce nel mucchio. Io credo che tutto sommato come tempo non abbia fatto molto peggio di Tilly, guarda, forse 10-13 primi, anche se è arrivato ottavo penso che abbia corso sui 10-32-10-33, sarebbe molto importante per lui perché così ritocca un po'. È chiaro, in queste gare dove devi rincorrere, se non mantieni anche sui 100 metri una certa tecnica, una certa armonia di movimento, è facile di durare. Direi di forza l'ha dimostrata parecchio, un po' meno di fluidità secondo me. Oh, e adesso possiamo cominciare a parlare della sfida del secolo. Attenzione, tra qualche istante Ben Johnson in quarta corsia e Carl Lewis in quinta corsia affascineranno il mondo con la loro sfida. Beh, io ritengo a che Zurigo, per annunciare questa sfida basta soltanto dire le voci sulla spesa che è costata questa cifra. Si parla di si parla perché evidentemente sono cifre ventilate alla stampa ma non rese note nell'ufficialità degli zeri, diciamo, però tranquillamente da tutte le voci che abbiamo raccolto in questa giornata qui a Zurigo abbiamo, diciamo, come voci oltrepassato ampiamente il mezzo miliardo. Guardate questo episodio curioso, in partenza è scivolato dai blocchi nella prova e è cascato, quasi si rialza abbastanza per play. Sì, si vede che Lewis gli aveva tagliato, guarda, penso che possano arrivare a fare qualsiasi cosa. Comunque diciamo di questo mezzo miliardo, sono circa 700 milioni, non mezzo miliardo, mezzo milione di dollari, quindi ampiamente passiamo il mezzo miliardo di lire, che bisogna anche un po' spiegare però questa cifra, perché agli atleti non è che andranno tutti questi soldi, li andranno probabilmente comunque una grande quantità, si parla intorno ai 150 mila dollari, quindi in più di 200 milioni per gli atleti, mentre il restante parte dei soldi sono andati anche per pagare gli organizzatori di Tokyo, che avevano già messo in programma questa sfida nel prossimo mese, e per appunto ecco Lewis, ed ecco naturalmente Carl Lewis, ecco, e per ripagare questi organizzatori del loro mancato introito hanno fatto questo accordo che viene sponsorizzato o perlomeno è stato promosso in buona parte dalle televisioni americane e canadesi. Sì, l'ABC, l'americana e quella canadese. Poi 80 mila dollari ne hanno tirato fuori gli organizzatori e poi il resto è dovuto andare in penali. Sì, c'è stato molto bravo Brugger a vendere la gara distaccato dal meeting, no? Ecco, visto, Pier Francesco ha fatto 10.36. Ha fatto un secondo meglio di Tilly. Un centesimo meglio di Tilly. I fratellini, come li chiamano, della velocità italiana, ma si mantengono questo loro rapporto molto stretto. Ma vediamo la prestazione degli 800 con Johnny Gray, Barbosa e Steve Cramp. Non l'avevamo annunciato, ma ha fatto 1.43. E vediamo sulla sinistra. E l'autorità premiante, che sono due, vorrei aggiungere che l'altro è il grande Mike Boyd. Non so se vi ricordate, un grandissimo 800 metri. Certo, diciamo che è Walter Regna, e Mike Boyd. Non potevano essere che loro. Grande Mike Boyd, più uomo da meeting, perché ne aveva fatti veramente, credo che abbia corso anche l'anno scorso. L'anno scorso qui fece ancora un 1500 da 3.36-3.37. E allora, dopo aver parlato di quattrini coinvolti in questa gara, presentiamo questo mondiale, questa gara eccezionale. In prima corsia Dennis Mitchell, 10.03 quest'anno, quarto
miglior tempo dell'anno. L'anno scorso aveva corso in 10-12 a 22 anni. Eccolo qui inquadrato, 1,72 per 70 kg, l'abbiamo visto vincere il meeting del Grand Prix a Losanna, 10-8 davanti a Cooper e a Williams. Ecco qui Dennis Mitchell in prima corsia. In seconda corsia vediamo Linford Christie, ecco qui questo poderoso atleta britannico di 1,90 per 72 kg. 10,03 il suo primato inglese, l'anno scorso quest'anno 10,18. Il 10-3 l'anno scorso è stato il terzo miglior tempo dell'anno. Poi Gide Mo che sta vincendo tutte le gare, che è l'unico uomo che impensierisce un po' gli atleti del Nord America, con i capelli tagliati al moicano, 10 netti, il suo record è 86, 10-09, quest'anno undicesimo miglior tempo. Ha vinto a Monte Carlo, ha vinto ad Helsinki e poi Ben Johnson naturalmente. Adesso faremo la prova dell'applausometro, per così dire, vediamo il pubblico come risponde all'applauso della chiamata di Carl Lewis. Sì, Ben Johnson ha vinto qui l'anno scorso a Zurigo con un tempo eccezionale, 9.25. Dobbiamo dire che batte Lewis su Johnson con questa prova un po' come dire manuale dell'applausometro. Dunque Lewis, Ben Johnson 27 anni, 1,78 per 77, sua grande vittoria è stata quella ai mondiali. Carl Lewis ha vinto 4 medaglie d'oro a Los Angeles, è il più forte del mondo praticamente nel lungo a livello del mare, al terzo miglior tempo, al secondo dopo quello di Beamon e di Mian, entrambi in altura, ha il secondo miglior tempo, mentre vediamo il premiatista del il campione del mondo Calvin Smith in ottava corsia. Diciamo che in conclusione, prima della gara, fra Lewis e Johnson siamo 8-6. Johnson ha vinto le ultime 5 sfide ed è imbattuto da 3 anni. Vorrei soltanto dire una cosa per gli amici che non possono vedere, c'è lo stadio con tutti gli atleti, e sono grandissimi gli atleti presenti, sono tutti fermi sul prato a guardare questo meraviglioso, questa interessantissima gara. Sembra che il vento sia nullo, la temperatura attorno ai 24-25 gare, 25 gradi, sono esattamente le 9:12 minuti del 17 agosto 1988. Carl Lewis in maglia azzurra, in maglia bianca il canadese, cioè giamaicano di Falmouth, emigrato nel 78 in Canada, diventato cittadino americano, povero, la madre lo ha allevato facendo la cameriera la notte, mentre Carl Lewis viene da una famiglia benestante americana. Lewis in quinta corsia, Ben Johnson in quarta. La rivincita di Roma! Attenzione, chi è partito prima? Ben Johnson ha ripetuto la partenza di Roma, è partito sullo sparo, mentre Roma gli è andata bene qui e Non credo però che sia stata di Ben Johnson la partenza falsa. Partiamo, silenzio. Ah, forse sì. Senti, io ero... Non si è sentito lo sparo, no? No, perché lui si è fermato prima del controstarter. Sì. Già si era rialzato, si è reso automaticamente conto che ormai... Attenzione, con una partenza falsa, ecco Wai, ecco che si chiede al... È abbastanza nervoso stasera, lui già quell'incidente... È imbattuto da 3 anni, Ben Johnson ha vinto le ultime 5 sfide con Lewis, lo ricordiamo, a Los Angeles è giunto terzo con Lewis primo. Non è soddisfatto di quanto è accaduto Ben Johnson, le sue grandi vittorie sono appunto Roma, Canberra e quelle internazionali, naturalmente campione del mondo ad Indianapolis, a Parigi nell'85. Ripetiamo che la madre raccoglieva cavoli di giorno e faceva la cameriera di notte sui 200 metri 20 e 41 per mantenere questo emigrato giamaicano in Canada. Anche dal punto di vista sociale sono importanti queste distinzioni, perché l'antagonismo che lega i due deriva appunto anche da ragioni anche sociali. A fianco a lui abbiamo visto Gide Mo, vediamo in primo piano con la maglia nera Calvin Smith, primatista del mondo, che non andrà a Seul nei 200 perché è uscito fuori dai trials, ma andrà nei 100 dove è giunto terzo appunto dopo Lewis e Mitchell secondo ai trials, Lewis primo ai trials. Carl
Lewis, 27 anni, 1,88 per 77, chiamato figlio del vento. In partenza Johnson gli piglierà sicuramente qualcosa, un metro a Roma, e lo mantenne fino alla fine. Risultato cronometrico 9,83 per Johnson, 9,93 per Lewis, che eguagliava il primato del mondo precedente di Calvin Smith, che l'aveva ottenuto in altura. Attenzione, guardate la differenza nella partenza, braccia aperte, scatto felino a quattro mani. Ecco la partenza, è già in primo Johnson. Johnson, lo vediamo, lui si distende, Johnson tiene, aumenta il vantaggio, attenzione, ritorno di lui, è lui, 9,94. Lewis batte Johnson, e guardate, dopo tre anni abbatte un mito. 9,94, migliore prestazione mondiale dell'anno, dopo il 9,96. In batteria di Indianapolis, guardate la felicità che esplode, la tensione che era dentro, lo ricordiamo, della cena al number one di Roma, nei pressi di via Veneto, quando i due si ignorarono, e a forza il collega Gianni Merlo della Gazzetta dello Sport vi obbligò a guardare la mortificazione per Johnson. È stata bellissima, avvincente la gara, era partito con naturalmente la doverosa prudenza Johnson, che non aveva guadagnato tanto, ma aveva guadagnato qualcosa. Rivediamo, partenza contemporanea, però sui primi passi le frequenze superiori di Johnson prendono il vantaggio. Ai 30 metri c'è mezzo metro di vantaggio su Lewis, ecco che ai 50 c'è il primo attacco, quando Johnson, se lo vede vicino, riesce a reagire. Qui c'è la reazione, c'è un po' di reazione, ma ormai è lanciatissimo il filo del vento, e attenzione a Calvin Smith. Calvin Smith secondo, Johnson umiliato al terzo posto. Anche Calvin Smith grandissimo sui 100 metri, con i primi tre uomini, e li vedremo tutti e tre in questa diversa posizione a Seoul. 150 milioni di lire nelle tasche di Lewis, ed ecco il momento del sorpasso, agli 85 metri. Gli altri non esistono. E no, Calvin Smith che approfitta della demoralizzazione di Johnson, che ormai è battuto, non ha pensato a tuffarsi sul traguardo. Giorgio Rondelli, un tuo commento caldo. Si era già visto dalla tensione che aveva Ben Johnson, che probabilmente sapeva di stare bene ma non benissimo. Addirittura è partito prima, perché la sua caratteristica. Io dico che la differenza con l'anno scorso, credo che la condizione di Carl Lewis sia ottimale, quasi quella dell'anno scorso. Lui quest'anno ha avuto degli infortuni e è mancato, secondo me, a mio avviso, negli ultimi 20-30 metri. Ma proprio questa prova, secondo a mio personale giudizio, vedo ancora leggermente favorito Ben Johnson, quando se questo mese riuscirà a raggiungere quegli ultimi 20 metri che oggi sono mancati, perché lui è stato bravissimo, ma è lui che ha tenuto. Aspetta, allora, ritoccato il di un sessesimo Carl Lewis, 9,93. Calvin Smith 9,97, Ben Johnson 10 netti, CDMO quarto 10,04, ancora migliorato CDMO, l'inforcisti 10,07 migliorato, Dennis Mitchell 10,08, Raymond Stewart 10,09, una gara eccezionale, 9,93 secondo miglior tempo della storia dell'atletica leggera, dopo il 9,83 ha eguagliato se stesso Carl Lewis, ma stupendo anche Calvin Smith. E Lewis va a raccogliere gli applausi della folla di Zurigo, che già prima della partenza era data per lui. Bisogna riconoscere a Lewis di essere stato comunque molto sportivo, di aver accettato una sfida che lo ha visto sempre battuto anche a Roma. Ricordiamo che poteva vincere a spasso i 200 metri, accettò di affrontare Johnson sul suo terreno, sulla velocità breve. Questa volta ha avuto il premio qui a Zurigo nel meeting degli eroi, il meeting dei meeting. Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport. No a tutti. Ed ecco Lewis inquadrato, mentre partono i 1500 maschili con Kram, Zidera, Goldberg, Thiabaut, Baumann, Kulker, Celiotta, Steiner, Wirtz, Atkinson, Stevey, Cruz, Rapp e Khalifa. Favorito soprattutto il campione del mondo degli 800 metri, Cruz, ritornato grandissimo dopo l'operazione ai tendini. E mentre vediamo ottenere la prima posizione la solita lepre americana, Washington.
nella fattispecie con noi a commentare questi 1500, sempre Giorgio Rondelli, tecnico del mezzo fondo italiano. Vediamo col 190 alle spalle Califa, Omar Califa, sempre presente nelle grandi occasioni, quinto a Roma, ottavo a Los Angeles, poi via via tutti gli altri. Poi abbiamo al terzo posto Gulberg, Mogenbuger, un atleta che segue il manager italiano Enrico Dionisi. Mi sembra che abbiano lanciato la gara un po' troppo veloce per i protagonisti. 53-88 è passato da Wita. Infatti dietro sono passati in un più modesto 55, comunque. Ricordiamo che a Wita poi lo vedremo più tardi sul miglio. Mentre vediamo sempre Washington, seguito da... dal numero 117, è la seconda lepre che non abbiamo avuto il piacere di conoscere. Poi è lanciato con grande coraggio, credo che sia questo Gulberg, danese che si è lanciato su di lì. Abbiamo visto il secondo a Nizza, però dopo a Uità, quindi un ragazzo che cresce. Poi io direi, poi dobbiamo seguire anche Fuchetera e Thibault. Attenzione a Kvitera, anche al colombiano Kvitera. Kvitera che è terzo nel mondo negli 800 metri, abbiamo visto qua Budapest arrivare terzo negli 800, infatti Fisera sta cercando di chiudere il gap, 1.52.63, passaggio velocissimo da mondiale addirittura. Il mondiale, tanto per comunicarlo, però appartiene a Said Awita, uno dei 3-4 record di Said Awita, che è 30.29.46. Come hai detto tu, con una seconda lepre, adesso se qualcuno ha in grado di tenere si va incontro a un grosso risultato, sicuramente da 3.33-3.34. Il miglior tempo quest'anno 3.32.69 proprio di Awita. 2.22.1000, ancora buonissimo. Sempre la lepre sconosciuta svizzera con Gulberg. Ma non credo che sia uno svizzero, guarda, mi sembra troppo veloce. Credo che possa essere un algerino di lì. Campana dell'ultimo giro. Velocissimo, guarda. Io mi chiedo se questo stia facendo la lepre o stia facendo la gara, perché... Lo sapremo poi dalle cronache sportive, perché non sì, c'è sì, stato comunicato il nome. Ecco, si è fermato. Vediamo l'ultima fase. Goldberg con Quisera e poi c'è anche Cruz. Ecco Cruz che si è portato a ridosso dei primi, portandosi dietro anche un inglese. Guarda, è Baumann quello all'esterno, questo è Baumann, molto pericoloso, guarda, Baumann, che io ti avevo detto prima. Baumann e poi, ecco Gulper che non ha la forza per reagire con Cruz e Baumann, stupendo finale, stupendo finale, ecco Joachim Cruz con Baumann. È una lotta. Ancora l'attacco Baumann su Cruz e Stevie, ecco Stevie, vive nel finale, va a battere Cruz, 3.34 e 83 è l'ottavo miglior tempo dell'anno. Questo Baumann è un po' pericoloso perché fa anche i 5.000, si sta velocizzando, ha fatto 3.34, te l'avevo detto che poteva essere uno outsider di lusso, infatti l'ho dimostrato, è un uomo nuovo. L'anno scorso voglio ricordare che aveva il miglior tempo mondiale davanti a Panetta sui 3.000 piani con 7.40. Hilberg, campione del mondo, privatista del mondo, 2.31 intanto nella gara dell'alto. Patrick Hilberg, 2.01 di altezza. Ha sbagliato la prima prova, la seconda prova 2.31. Niente da fare, solo Sotomayor finora il primatista stagionale con 2.38, ha valicato la asticella a 2.31. Gli altri, fra cui Stanton, l'americano, Hoptay, l'inglese, canadese, Paclin, anche ancora non hanno superato questa quota, hanno sbagliato tutti quanti il primo tentativo. Bisogna dire che in questa gara, mentre qua ancora vediamo il gruppo delle televisioni che sono all'arrivo, naturalmente l'americano, prima dicevamo che l'americana ABC è in parte tra le televisioni che si è promossa come sponsor della grande sfida Lewis Johnson, ebbene naturalmente sta facendo tutte le interviste di rito, perché questo era di rito e di diritto, visto che questo era il suo scopo. E poi ci sono anche gli inglesi dell'ITV, oltre che naturalmente la televisione svizzera, per le riprese come
Hot Broadcaster, e sulla, su questo ancora quando la camera naturalmente cerca ancora il viso e le espressioni. Sotomayor, ecco che viene Sotomayor, il giovanissimo cubano, 20 anni. Ecco appunto il suo salto a 2.31 in registrata, mentre avveniva appunto la corsa dei 1500 maschili. Javier Sotomayor, Sotomayor, come dicevamo, dopo questo passaggio a 2.31 si trova in testa a questa classifica, l'atleta cubano che naturalmente, come tutti gli atleti cubani, non andranno alle Olimpiadi, sta facendo una stagione, una lunga stagione in Europa. Ha solo 20 anni, ha il record mondiale junior e è l'uomo che avrebbe potuto battere chiunque, gli americani e soprattutto i sovietici e i tedeschi e Sjöberg, i vari Mogenburg, Sjöberg, Paklin e via dicendo, mentre ora a ritmo frenetico, incessante, ecco riproporci la partenza dei 200 metri femminili, che è la seconda serie, la serie del non eccezionale. Abbiamo la Terry Dandy, statunitense da 21.77, e anche a lei la svizzera Sara Owest, e poi una persona molto interessante, un personaggio da Lily Leatherwood, che è medaglia d'oro olimpica a Los Angeles nella 4x400, fianco a lei una rappresentante del Bahamas fortissima, la Pauline Davis, uscita a Roma quinta in semifinale, 22 anni, molto giovane, in progresso l'anno scorso 22.49, e poi Denian Howard, che ha vinto i 400 a Zagabria, alle Universiadi, e poi dopo la Ogunkoya, abbiamo visto quinta Verona, sesta Nizza, ottava in semifinale, poi la Malone e poi la Grossenbacher, una svizzera di colore, anche gli svizzeri sono riusciti a introdurre un qualche elemento di colore, evidentemente qualche cittadino naturalizzato, quindi Dandy, West, Leatherwood, Davis, Howard, Ogunkoya, Malone, Grossenbacher. Parte la sorpresa Grossenbacher, la favorita è sicuramente la Howard, ma attenzione alla Ogunkoya, la nigeriana, e alla Davis in quarta corsia. Quindi in quarta, in quinta e in sesta corsia le favorite di questi 200 metri, 200 metri che vedono un primato mondiale di 21.72 della Drexler, un miglior tempo stagionale della Griffith 21.77, sempre ai trials di Indianapolis. Ed infatti vediamo proprio la Ogunkoya in sesta corsia con la Malone in settima, e la Malone in settima mentre sta venendo fuori a grande falcata la Pauline Davis in quarta, eccola qui Pauline Davis lanciatissima con la Leatherwood seconda e settima, la Malone 22.77, il tempo più che interessante da parte della rappresentante delle Bahamas, la grande favorita, 22 anni, 1.68 per 57 kg, mentre vediamo offstage sembra James Lott, che anche lui tenta naturalmente 2.31. Solo Paklin, Conway e Sotomayor hanno superato questa Paklin, ex primatista del mondo, niente da fare per Lott. Secondo errore per Lott sui 2.31, mentre vediamo il primo piano dell'arrivo vittorioso da parte di Pauline Davis, Bahamas, nella serie delle non migliori, la seconda serie dei 200 metri femminili. Interessantissima sarà la serie successiva, la prossima. 22.77 il cronometro, vedremo adesso i 200 metri con la Young, la Torrens e la soprattutto Grace Jackson, che dopo averci deliziati nel mese di luglio è tornata in Giamaica a prendersi un po' di riposo e ora si ripropone all'attenzione del pubblico in queste prove
che precedono di un mese le Olimpiadi di Seoul. Greton siamo più in là, già troviamo col numero 49 la regula Ebi, la Svizzera. Svizzera molto interessante, l'abbiamo vista settima a Losanna con 23-19, la migliore velocista della Repubblica Federale Svizzera. Ed ecco in quadrata ora ci sembra la Eva Kaspritz, che ha vinto quest'anno i 200 metri a Gyro Indoor di Budapest. A Roma è giunta settima, quindi ai mondiali romani, quindi è una sicuramente delle più forti specialiste attualmente in circolazione. Quinta agli europei di Stoccarda e terza in Coppa Europa. Quindi inquadrata Eva Kaspritz in prima corsia polacca. Quest'anno si è nascosta abbastanza fino adesso, quindi c'è grande curiosità per lei. E poi di nuovo la regola Iepi in terza corsia. Questa è Danette Young con il numero, anzi la Gen Torrens, no, la Mary Ongiali, per un attimo inquadrata la regia di nuovo, primo piano per regola Aedi in corsia numero 3, a fianco a lei la Mary Ongiali, nigeriana. Nigeria avanza grossi personaggi nella velocità, grandi tradizioni, è giunta sesta ai mondiali di Roma e seconda ai mondiali universitari. Ecco Danette Young, grande favorita, sesta ai trials, medaglia seconda a Losanna dietro alla Jackson e terza alle università di Zagabria, 24 anni, è la sesta migliore prestazione, ma la favorita è Gwen Torrens, statunitense, che andrà a Seoul, e in settima la Diane Dixon e poi la Alice Brown. Alice Brown, quinta trials, vediamo come va la gara. Molto equilibrata fino a questo momento, sta venendo fuori in quinta corsia la Gwen Torrens, ma l'attacco della Danette Young la stronca, grandi falcate, Grace Jackson, vediamo nel finale, una, niente da fare, casca addirittura la Jackson, la Danette Young prima, Torrens seconda, Jackson terza, 22-32 il tempo, undicesimo miglior tempo dell'anno. Povera Cinziate per la Jackson, brutto il suo rientro, pensate che lei sta dominando il Grand Prix nei 200 avendo già raggiunto i 400 punti, i 45 punti e 25 nei 400. Rivediamo gli ultimi 100 metri, in questo momento in testa la Gwen Torrens statunitense, ma ecco a falcate molto più frequenti la Danette Young che la va a superare, poi il tentativo della Grace Jackson forse non sufficiente, spinta nelle gambe, busto troppo indietro, non riesce ad averla vinta né sulla Young né sulla Torrens, anche se si tuffa sul traguardo inutilmente. Tempo 22-32, dodicesimo miglior tempo dell'anno, la Torrens aveva 22-02, la Danette Young 22-23, quindi 10 centesimi al di sotto. E torniamo nel settore dell'alto maschile, terzo ed ultimo tentativo per il canadese Octay sulla misura di 2.31. Abbiamo 27enne nordamericano, niente da fare, anche lui esce dalla competizione, atleta alto ben 2 metri e 1. Ed ecco la premiazione, l'urlo della folla anche se non inquadrato per Carly Lewis, ecco adesso la premiazione. Naturalmente lo sforzo, il grande sforzo degli organizzatori, non soltanto economico ma proprio organizzativo, di mettere insieme questi due grandi personaggi, direi che meglio non poteva riuscire. Ecco Calvin Smith, secondo posto, 9.97. E terzo naturalmente, ma non lo vediamo in questo momento sul podio, che dimostra, si era nascosto dietro i fiori, anche perché Ben Johnson rispetto a Lewis è di molto più basso, per cui si nasconde meglio. Ecco lui prendere il terzo, la terza medaglia, mentre vediamo questo arrivo
vincente con la grande esultanza di... Ma non solo sua, ma anche degli altri americani che correvano la gara. Si vede che veramente questa sfida... Però si sono stretti la mano, guardate. Gli Stati Uniti... Si sono stretti la mano tutti e tre. Quindi... Si sono stretti la mano, purtroppo la televisione svizzera non ci ha fatto vedere questo momento topico. Ed ecco, vediamo i tre uomini più veloci della storia dei 100 metri. Ricordiamo che hanno... Ben Johnson un assoluto di 8,83 e gli altri due, Smith e Lewis, 9,93. Quindi si tratta delle persone, degli uomini più veloci della terra che hanno visto questa conclusione. Pensate che oggi c'è stato un po' di trambusto nella velocità quando si è saputo delle grandi cifre che avrebbero intascato gli atleti, mentre vediamo Mogenburg, il tedesco campione olimpico, su impegnato, e supera la quota dei 2,31. Tanto sono per... Dicevi qualcosa? Sono partiti 3.000 femminili, un'altra gara interessante, vediamo. È soprattutto interessante, qui abbiamo la sfida tra la Lani, Mary Decker e la Christiansen, una cosa molto attesa, vorremmo subito la regia, infatti vediamo la... L'americana è uscita dai trials, si è riproposta l'attenzione nei trials americani vincendoli, e dopo un periodo di assenza è tornata a gareggiare anche con ottimi risultati cronometrici. Certamente si sta riproponendo con una delle più grandi interpreti. Vediamo, la prima che ha fatto tutto da sola, adesso lei ugualmente sta tirando il gruppo. Dio di lei, si sembra Lynn Williams, la piccola canadese, e poi la Ellie Van Hals, la lunga olandese. Questo dovrebbe essere il campo, e infatti è così. Decker, Williams e Van Hals. C'è anche la Christiansen. C'è anche la Christiansen che su questa gara, che vogliamo, due anni fa andava alla grande anche su questa gara. Adesso ecco, ricordiamo che la Christiansen l'abbiamo vista ad Oslo un mese fa, circa 10.000 drammatico, ecco lì è in quarta posizione. Pensate, si pensava che recitasse perché si toccava il basso ventre, in effetti si è operata di una cisti piuttosto lunga, ovarica, e poi a meno di un mese si ripresenta in pista in condizioni positive. Veramente questa Christiansen è proprio rasenta, voglio dire quasi la follia, Giorgio, perché si è fatta aprire in meno di un mese e poi ritorna a affrontare una donna in forma come la Mary Slavy. Ma adesso la Decker penso che voglia mettere in difficoltà con un passaggio molto veloce, come sta facendo, perché penso che passino senz'altro sotto i 2,50, e lei sta cercando di ricucire questo buco da sola, che c'è con l'altra statunitense. Vediamo un pochettino, per adesso mi sembra che giri abbastanza bene, ecco. Comunque effettivamente svaria a un campo di gare che è veramente incredibile. Comunque questa grande sfida fra la Decker e la Christiansen. La Christiansen è prima testa del mondo dei 5, dei 10 e della maratona, unica donna al mondo a aver mai detenuto tutti e tre questi primati. Vediamo la Mary Glennie con due matrimoni alle spalle, ha avuto anche una figlia due anni fa dal discopolo inglese Slaney. E è ritornata alla grande dopo la grande delusione di Los Angeles, quando inciampò nei piedi nudi di Zola Bad e perse una gara. Veramente che veramente entusiasmate vedere questo inseguimento della ecco, Christiansen. Sembra che abbia accelerato improvvisamente adesso proprio per chiudere il gap. Sta cercando di chiuderlo, però è già un giro che lì è, sai, se dopo non riesci a chiuderlo poi paghi, perché devi fare tutto da solo. Quindi ripetiamo, Mary Slaney che ha vinto i trials sia sui 1500 che sui 3000, i trials americani. Poi la Lynn Williams, seconda quest'anno con 8,39 e 28, suo miglior tempo, terza a Los Angeles, quindi un grosso personaggio. Abbiamo visto a Nizza al meeting l'11 di luglio giungere seconda. E poi questa Van Hals che è un personaggio pericolosissimo, questa è una ragazza fisicamente. È una ragazza che faceva gli 800 e poi in breve tempo è salita a diventare protagonista dei 3000, ecco. Ha vinto a Budapest i 3000, è arrivata dodicesima a Los Angeles, sesta a Roma, sta crescendo, l'anno scorso ha corso in 8,42,56. Adesso terzo salto di Gioberg che passa 2,31 e rimane in gara.
Bella questo stacco opportuno da parte della regia per il primatista e campione del mondo Patrick Kjoberg. Intanto prima anche uno scorcio della regia ci aveva dato le prime, i primi salti del lungo maschile, era Norbert Bridge, un tedesco federale, ma siamo solo all'inizio, quindi non è ancora entrata nel vivo la gara. Per quanto riguarda i 3000 c'è ancora questo segmento della crisi che mi sembra in difficoltà, il passaggio della, a metà gara è stato di 4.16. Momento molto interessante, ha ancora strappato ulteriormente la Decker per togliere la Williams, infatti la Williams è in difficoltà, però la Valance è riuscita a riagganciarsi dimostrando di essere molto, molto lucida, molto attenta, e si ripropone con una andatura molto economica. Vediamo Gunther, il gigante.